anche l'Italia si prepara a diventare una fabbrica del videogioco, inseguendo così altri paesi come Francia e Stati Uniti che ogni anno producono decine di titoli di successo. Un obiettivo ambizioso soprattutto perché l'Italia è famosa in tutto il mondo per le sue eccellenze creative che spaziano dalla moda al food, dal design all'arredamento. È possibile raggiungere questa eccellenza anche nell'industria del videogame. Per farlo però è necessario puntare sulla formazione dei futuri designer e programmatori, che finalmente non saranno più costretti ad emigrare all'estero. Per arginare questa fuga di cervelli dal nostro paese, nasce in collaborazione con SIAM, Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri, la Digital Bros Game Academy. Il mercato sta crescendo, ma penso che riconosciamo tutti che ha bisogno di un aiuto, ha bisogno di sostegno. E noi crediamo che aziende come le nostre, come Digital Bros, come Five of Five Games, che fa parte del capogruppo, ha una responsabilità di aiutare la crescita. E sappiamo anche che un'industria è forte tanto quanto le persone che lavorano dentro. Sono 3 i percorsi di studio disponibili alla Digital Bros Game Academy: Game Designer, Game Developer e Artist e Animator 2D e 3D. La formazione degli studenti è stata affidata a Simone Magni, Ludovico Cellentani e Massimo Ribattezzato, che verranno affiancati durante l'anno accademico da numerosi guest trainer. La nostra offerta è un'offerta molto poliedrica, è un'offerta che offre delle competenze tecniche attraverso i 3 corsi, sono corsi tecniche e non teoriche. Ai nostri microfoni Jeff Davis, direttore generale di Digital Bros Game Academy, ha dichiarato che i loro corsi sono stati pensati per formare figure professionali job ready e per dotare i ragazzi di un portfolio di progetti da presentare alle aziende al termine dei loro studi. Un progetto ambizioso quindi, quello di Digital Bros, che ha ufficialmente aperto le porte dell'Accademia lo scorso 3 marzo. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo a tutti gli studenti.